Sindaco, che situazione ha trovato in comune? Beh, ci troviamo innanzitutto nel bel mezzo di una stagione turistica in corso con tante problematiche dovute a una manutenzione del territorio da fare senza più somme a disposizione, però insomma con chiaramente gli uffici che hanno bisogno di indirizzi su tanti aspetti, però ci stiamo muovendo già da subito, quindi stiamo cercando di affrontare quantomeno le emergenze e poi cercare di dare risposte adeguate nelle prossime settimane a tutte quelle che sono le esigenze di un territorio, insomma, un po' disordinato in questo momento. Sono passati solo alcuni giorni, ma quali sono le prime attività messe in campo per questo paese? Innanzitutto ho ritenuto opportuno chiamare un po' tutti i responsabili delle principali opere pubbliche in corso, a partire dal ponte sul Vibrata, al parco, a Villa Rosa, per chiarire innanzitutto quale possa essere un cronoprogramma per l'apertura soprattutto del ponte, un'opera insomma attesa da tanto tempo, troppo tempo, che una stagione turistica come la nostra, già a luglio, insomma, non è possibile mantenere due cittadini isolati come Villa Rosa e Alba Adriatica, e poi quindi chiedere un po' a tutti quanti di stringere con le tempistiche perché noi dobbiamo ridare il più possibile queste aree pubbliche ai cittadini.